Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo in un luogo importante del convento dei frati minori cappuccini. La cappellina interna. Si può dire che questo è stato il luogo della sua segregazione. Poteva celebrare la Santa Messa da solo, perché gli era stato tolto dalla Santa Sede la possibilità di poter incontrare i fedeli che arrivavano qui dal 31 al 33. Non poteva incontrare nessuno e doveva celebrare da solo in convento. Una grande prova per Padre Pio, ecco, una grande tempesta, una grande nuvola, come ad esempio la nuvola che ha offuscato la vita di Giuseppe, che ci ha scritto a questo indirizzo di posta elettronica. Poi però è arrivata la luce nel buio della depressione. 32enne di Salerno vuole condividere questa esperienza, soprattutto con noi, per raccontare quanto è importante Padre Pio. Fin da piccolo trascorre giornate a San Giovanni Rotondo con la sua famiglia per visitare i luoghi dove è vissuto Padre Pio. Sua mamma, molto devota, trasmette questa devozione a lui, nonostante Giuseppe non comprenda pienamente il motivo di questo legame con il santo. 2 anni fa Giuseppe attraversa un periodo buio, molto buio. È sempre stato un ragazzo introverso, vive la sua giovinezza con spensieratezza, fino a quando, dopo il Covid, cade in depressione. Non esce più di casa, preda di pensieri ipocondriaci, catastrofici, che gli causano forti attacchi di panico. Il tutto, scrive, mi ha portato a sentirmi male, anche fisicamente, mal di stomaco, capogiri, svenimenti. La sua famiglia lo accompagna da vari specialisti per capire cosa stia succedendo nella sua vita, ma questo alimenta ulteriormente la sua ansia. Si sente intrappolato in un circolo vizioso, senza via d'uscita. L'esperienza di Giuseppe però inizia con un sogno. Si trova in un giardino familiare accanto ad una persona di cui non riesce a percepire e a guardare bene il volto. All'improvviso però vede arrivare Padre Pio. Il suo saio, però sul saio aveva, lui scrive, una toga bianca, ma sicuramente fa riferimento alla cotta che lui usava spesso per le piccole celebrazioni. Appena si avvicina a me, mi guarda come se stesse scrutando qualcosa dentro di me, dice Giuseppe. Padre Pio gli chiede, e tu che fai qua? Giuseppe entra in una piccola abitazione, seguito da Padre Pio, che cammina avanti, indietro, dietro di lui. Poi Padre Pio gli dice, metti una foto. Giuseppe si sveglia senza comprendere pienamente il messaggio, una foto, cosa, dove devo mettere questa foto? Allora lui si sveglia da questo sogno. Oggi però nella sua stanza c'è una foto di Padre Pio, nella speranza che quella foto, quell'immagine sia sempre con lui a proteggerlo, a benedire la sua vita. E Giuseppe, man mano, giorno dopo giorno, sta vedendo la luce. Quasi ogni giorno, lui dice, prega, vado a messa, chiedo a Padre Pio ogni giorno che protegga la mia famiglia e tutte le persone bisognose di aiuto. Ad oggi, scrive, mi sento fuori da quel brutto, veramente brutto, e ancora ripete, brutto periodo davvero. Sono sicuro anche grazie a Padre Pio.